Juventus-Napoli è il match dell'anno per tutti i tifosi, lo sarà ancora di più quest'anno per la presenza tra i bianconeri dell'ex azzurro Higuain. La gara di sabato ha avuto un prologo interessante animato da tanti ex calciatori nei saloni di eccellenze campane, evento organizzato dalla DGS Sport e Cultura dal titolo Aspettando Juve-Napoli, la sfida per eccellenza. La partita dell'anno è stata giocata in anticipo sotto molteplici fattori, proiezione di alcuni filmati relativi alle sfide storiche di Juventus-Napoli. A seguire, i giornalisti Gianluca Gifuni e Ornella Mancini hanno animato un talk show con la presenza di alcuni storici ex azzurri: Vincenzo Montefusco, Gianni Improta, Faustino Cane, Giuseppe Volpecina, Pasquale Casale e Francesco Montervino, che hanno ricordato le loro Juventus-Napoli. Bisogna andare a giocare ad armi pari, senza avere paura e con grande concentrazione e determinazione, questo è logico. Io immagino una partita aperta, una partita tripla, perché anche se dico che la Juve ha leggermente un vantaggio, però io dico che il Napoli può fare qualsiasi risultato con qualsiasi squadra, se gioca come sa giocare. Entrambe le squadre non stanno passando un periodo di forma eccezionale, quindi sicuramente una partita aperta. Io credo che questa è la volta che il Napoli davvero può fare risultati a Torino, perché tutti gli anni che è andata anche con il favore del gioco, con il favore insomma quasi del risultato, non ha mai fatto risultato pieno. Io credo che questo possa essere l'anno giusto, proprio perché veniamo da un periodo dove non si sta esprimendo un gran calcio, e il più delle volte succede sempre così, che quando non si esprime poi un gran calcio alla fine si portano a casa i punti. Il Napoli di oggi sì, interessa. Quello Napoli che ho visto ieri veramente sta facendo un'inversione all'indietro. Speriamo che questa è la partita proprio ideale per risollevare. Partita anche tra presentazioni di libri, quello del procuratore sportivo campano di nascita da bianco-nero di fede Pasquale Gallo, Io, la Juve, storia di un grande amore, contro l'edizione aggiornata del romanzo del grande Napoli, con la presenza di uno degli autori, Giampaolo Materazzo, su cui si è espresso Mimmo Carratelli. Sfida enogastronomica con eccellenze campane, che ha proposto a tutti i clienti un menù azzurro e un altro menù bianco-nero, con pietanze tipiche campane e piemontesi. Inutile dire il risultato.